Tutto pronto anche in Sicilia per lo sciopero generale di CGIL, CISL e UIL contro i contenuti della legge di stabilità. 4 ore di astensione del lavoro, venerdì 15, e la forma di mobilitazione comune ai sindacati. Il resto sono distinguo. UIL e CGIL compatte realizzeranno manifestazioni e cortei nelle città, mentre la CISL preferisce non farlo, rinviando il tutto a sabato 23, quando nella piattaforma rivendicativa sarà inserita anche la regione siciliana. In visita a Catania oggi, il segretario regionale della CISL, Bernava, ha spiegato le ragioni alla base dello sciopero. Ci aspettiamo che il governo nazionale, il governo Letta, avesse il coraggio per spostare risorse verso quello che serve al paese oggi. Il paese serve avere meno tasse ai pensionati, a chi lavora, a cominciare che ha un reddito più basso, alle imprese che investono veramente, e per prendere i soldi qua bisogna toglierli altrove, bisogna toglierli da tanti rendite parassitarie, speculative, tante lobby che in questo paese l'hanno venuto bloccato in questi anni. E poi bisogna appunto spostare soldi verso, per favorire, aiutare chi è in sofferenza, pensiamo alla povertà che sta dilagando, e dare più soldi a molti lavoratori di imprese in crisi che non hanno più, non basteranno quelle per la cassa integrazione in deroga. Voi non aderirete alle manifestazioni territoriali di venerdì 15 rinviando tutto a sabato 23. Cosa c'è alla base di questa scelta? La CISL Sicilia ha deciso di scioperare nei posti di lavoro il 15. Lo sciopero è astenersi a posti di lavoro, però non abbiamo proposto a CGIL UIL di cogliere questa grande occasione, di questa grande mobilitazione di persone, assemblee di posti di lavoro, iniziative, per fare un'iniziativa anche regionale. Non ci hanno ascoltato e lo faremo perché credo sia un fatto prioritario. Lo faremo il 23 di sabato, 23, da soli come CISL, aprendo alleanze sociali su questo terreno, e pensiamo di fare cose buone e giuste per tutti, perché se il sindacato non avvicina le proprie iniziative, i problemi della gente, rischiamo che grandi populismi e demagogie messi in campo da interessi mafiosi e anche stessa politica carnefici rischia di fare confusione. E noi in Sicilia faremo questo il 23 e scioperemo il 15.